Continua la nostra serata qui a Palazzo Mezzanotte, le Fonti e World. Si è appena concluso il CEO Summit sulla innovazione e la leadership. Tra i protagonisti sul palco il professore Daniele Popolizio, presidente del gruppo CEMPIS, che lo ricordiamo è una struttura leader nel campo della psicologia in tutta Europa, e poi lo diciamo, ha ricevuto delle notevoli onorificenze. Lei è Leone d'Oro alla Corriera di Venezia e poi Mental Coach al merito dell'Unione Europea. Intanto benvenuto. Grazie, grazie a voi e anche per il piacere della serata. Bellissima manifestazione e molto bella l'iniziativa, anche con i premi e con un po' di relazioni scientifiche, tecniche prima. Interessantissimo il suo speech, il suo intervento sul palco delle Fonti Awards, il CEO Summit, appunto, dicevamo, sulla innovazione e sulla leadership. Lei si è concentrato appunto sulla leadership. Intanto appunto le chiedo di sintetizzare un attimo quello che è stato detto. Che cos'è la leadership? Come ho spiegato, diciamo, nella relazione, innanzitutto è l'espressione del talento che hai. Il talento sono le fondamenta della leadership. Se tu scopri il tuo talento, e dicevo prima, per fare questo devi avere un approccio scientifico, ci sono degli strumenti che ti permettono oggi di autoindagarti, di studiarti, sempre attraverso l'ausilio di un professionista, però ci sono i test psicologici che ti aiutano in tal senso, si chiamano batterie psicoattitudinali, quindi ci sono ormai da tanti anni e sono anche, fra l'altro, di livello internazionale. E una volta che tu hai scoperto il tuo talento, lo devi poi coltivare, lo devi preparare, ovviamente con una metodica specialistica. Noi abbiamo creato questo ormai da anni, ha avuto molti riscontri, però al di là dei risultati sportivi o delle cose un po' più visibili, mi piace ricordare molto anche le cose un po' meno visibili. Allora, dal giovane che trova la strada perché si sblocca, risolve il suo problema personale, da quel momento riorienta la sua vita e comincia a correre nella strada del lavoro, al dipendente, al dirigente che si bloccano, non hanno più le motivazioni lavorative e poi devono riorientarsi, ripartire. Però per fare questi lavori devi ovviamente, la disciplina è di campo psicologico, non ha a che fare col coaching, che è un'altra cosa, una metodica più formativa, empirica. Lo diciamo, scusi se la interrompo, lei riveste vari ruoli, è fondatore del Mental Coaching Europeo, anche psicologo e psicoterapeuta. Sì, diciamo che quello di cui parliamo è una branca scientifica della psicologia. Questo va detto perché poi, fra l'altro, in Italia ci sono state anche molte problematiche in tal senso, perché alcuni si sono avvalsi di titoli che non avevano, e quindi sapete che la legge in Italia permette solo a due figure di seguire l'aspetto mentale, che sono i psicologi e i medici psichiatri, e quindi questo è uno spartiacque importante, legale. Perché ovviamente per entrare dentro una persona, per entrare nella sua mente, nei suoi meccanismi più profondi, devi essere preparato a farlo, devi essere decontaminato tu, quindi devi fare un lavoro su di te per evitare che tue tematiche arrivino sulle persone che hai di fronte. E poi, ecco, ripeto, tornando al discorso di prima, per esprimere una leadership nel tempo forte, che duri e che veramente ti dia il senso di realizzazione, devi poi coltivare quel talento dopo che l'hai scoperto, e coltivarlo significa addestrarlo, prepararlo con una metodica, questa o un'altra che sia, però entrare tutti in questa mentalità nuova, perché la tecnologia del domani, che ci farà correre di più come persone, chi riesce a padroneggiare se stesso meglio degli altri. Il primo passo sicuramente è imparare a conoscere se stessi. Sì, assolutamente. Primo passo, studiarsi scientificamente con gli strumenti che è un po' come le risonanze magnetiche nel campo medico. Nel campo mentale ci sono risonanze magnetiche nel campo psicologico. E poi, fatto questo, intraprendere la strada e lì non fermarsi, quindi prepararsi a dare il meglio di sé, sbloccando i meccanismi ansiogeni, i meccanismi che alle volte vengono fuori non necessariamente subito, si possono vedere da un po'. Ci sono percorsi che iniziano bene e poi franano drammaticamente, ci sono persone che partono in sordina e volano negli anni. Però lei durante il CEO Summit ha anche detto che non tutti possono allenare questa leadership, perché non tutti possono essere dei leader. Sì, dice una cosa che è scomoda, che ho detto, ma che io porto avanti da tempo, perché nel mondo scientifico non dobbiamo
vivere di stereotipi sociali, no? Dobbiamo dire le cose come stanno. La leadership non ce l'hanno tutti, ci sono individui che non ce l'avranno mai, ci sono individui che ce l'hanno nel sangue. Questo non significa però che uno non abbia un talento. Quindi diciamo che la leadership è la finalizzazione di un talento molto spiccato con tutta una serie di altre caratteristiche. Ogni persona può avere invece un talento, poi dipende a che livello ce l'ha, quanto è grande, però diciamo che quando uno scopre il suo talento comunque aumenta la probabilità di riautorealizzazione, che è stata individuata da anni come una delle variabili che impedisce l'ammalarsi psicologicamente. Grazie professore e buon proseguimento. Grazie a lei.